Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi. Ed è direttamente collegato col mio book blog, L'arte dello scrivere forse, che potete trovare su Tumblr. Mi raccomando, visitatelo perché contiene tutte le recensioni di tutti i libri che leggo, che scrivo e che mi interessano, nonché tutte le liste di libri che preparo per voi. Oggi voglio fare un video un po' particolare, o meglio, si tratta sempre di una lista di libri, però a sorpresa, perché forse vi siete di dimenticati con tutto il successo e con tutto il parlare che si è fatto del film Barbie, che più o meno poche settimane prima del film Barbie è uscito nei cinema il quinto film del ciclo di Indiana Jones. E io sono una grande fan di Indiana Jones, quindi non potevo esimermi dal cercare di fare anche una lista di libri ispirati o comunque simili ai film di Indiana Jones. Anni fa, quando ero più giovane, sono andata in cerca di un romanzo che fosse in grado di darmi le stesse emozioni di un film di Indiana Jones e vi dico proprio sinceramente che non l'ho mai trovato. Non ho mai trovato una saga letteraria che mi trasmettesse le stesse emozioni o sensazioni di un film di Indiana Jones, purtroppo. Però ho cercato comunque dei libri che avessero almeno in parte qualcosa in comune con i film di Indiana Jones e credo di esserci riuscita. In primis, in questa lista devo assolutamente nominare una saga letteraria a cui lo stesso George Lucas, che è l'ideatore appunto della figura di Indiana Jones, si è ispirato per il suo personaggio e si tratta della serie Alan Quatermain di Henry Rider Haggard, ok? Una serie abbastanza datata e diciamo che la sua età la sente, su un personaggio assolutamente non realistico, un cacciatore dalla mira infallibile a cui succede qualsiasi cosa possibile e immaginabile e vive delle avventure nella sua vita veramente estreme, insomma, una saga che da un certo punto di vista può ricordare la saga di Tarzan, ok? Siamo proprio nel mondo della fantasia, però come epoca, come vibe, come tipo di avventure, ecco, magari le avventure di Alan Quatermain sono più ambientate in Africa che non in altri paesi dove magari vediamo di più Indiana Jones, tipo le giungle, eccetera. Però sicuramente il vibe, anche un po' l'ironia, la strafottenza, le stranezze, qualcosa di Indiana Jones si può vedere in questa saga, qualcosa che dopo è stato modificato, cambiato, modernizzato per i tempi in cui dopo è stato scritto Indiana Jones. Sicuramente esistono anche dei film tratti dalla saga di Alan Quatermain, quindi se siete interessati potete cercare anche i film. Mi raccomando, non cercate la verosimiglianza, siamo tipo ai livelli di Sandokan come verosimiglianza, quindi insomma non aspettatevi chissà cosa, però sicuramente se avete amato il ciclo di Tarzan, secondo me potreste amare anche il ciclo di Alan Quatermain, comunque ha avuto un gran successo a livello mondiale e anche oggi viene riletto spesso. Invece, se dobbiamo cercare una saga all'interno della letteratura d'avventura, che secondo me ha un po' di Indiana Jones, è secondo me la saga di Nina Wilde di Andy McDermott. Allora, non cercate proprio delle somiglianze estreme perché non ne troverete, sono più le differenze. L'epoca in cui sono ambientati è estremamente diversa, qui la protagonista è una donna, però anche lei se non altro è un'archeologa, una studiosa. La parte più avventurosa viene, diciamo, più fisica, viene qui tenuta da un suo coprotagonista che è Eddie Chase, che comincerà come sua guardia del corpo e poi diventerà suo socio e qualcosa di più, un ex SEAL, quindi un militare, quindi qualcuno di molto diverso da Indiana Jones. E Nina non è una studiosa a livello di professore universitario serioso, quello che ha, cioè, non ha quella doppia identità che caratterizzava Indiana Jones, no? La dualità di Indiana Jones quando è professore e quando è cacciatore di tesori barra archeologo. Quella era una dualità che io non ho mai ritrovato in un libro d'avventura allo stesso modo, e Nina non ce l'ha questo. Però la vibe un po' di studiosa, archeologa, professoressa c'è. Inoltre, le trame anche qui più volte sfiorano il soprannaturale, ma non arrivano ai livelli di altre saghe
d'avventura dove il soprannaturale quasi prende il sopravvento e i protagonisti addirittura salvano il mondo da una catastrofe. Ecco. No, la vibe c'è nella parte archeologica, nel tipo di indagini archeologiche misteriose che Nina ed Eddie devono fare, nei loro comprimari, c'è un po' di vibe di Indiana Jones. Manca l'approfondimento dei personaggi. I personaggi non hanno quell'umanità, quei difetti, quella scanzonatezza, quel non prendersi sul serio, quell'ironia che ha Indiana Jones, che a volte ha. Cioè, nei film di Indiana Jones, se ci badate, ci sono anche delle scene assurde. Non cerca la verosimiglianza, no? È un gusto tipicamente tipo la saga di Alan Quatermain, no? Invece qui in un libro contemporaneo come quelli di Andy McDermott, questa cosa non la ritrovate, i personaggi, soprattutto quelli secondari, a parte Nina ed Eddie, non sono affatto ben approfonditi e a volte non sono nemmeno interessanti o affascinanti. Ciò che salva questa saga sono appunto i protagonisti e la trama. E il tipo di misteri che loro indagano, l'ambientazione, i personaggi, me, insomma. Però sicuramente tra le saghe di avventura che ho letto è quella che mi ha dato un po' di più rispetto ad altre e che secondo me si è avvicinata un po' di più tra la letteratura moderna verso Indiana Jones, sicuramente. Da qui in poi nella lista gli altri libri che citerò hanno molto meno di Indiana Jones, la vibe di Indiana Jones si perde quasi del tutto, resta l'avventura, resta un pizzico di archeologia unita, un pizzico di soprannaturale che però a volte tende a prendere il sopravvento, ma i protagonisti sono quasi tutti superuomini, cioè ex militari, ex spie, bravissimi in tutte le armi, combattimenti, eccetera, oppure abbiamo una pluralità di protagonisti, di punti di vista e la trama è molto corale. Allora, il primo libro che vi cito è L'Enigma di Alessandro Magno e qui abbiamo come protagonisti, in questo caso la trama è corale, quindi abbiamo più protagonisti, più punti di vista, più persone che all'apparenza non hanno niente in comune, però tutte cercano la tomba di Carlo Magno per diversi motivi e una di esse è un brillante archeologo di Cambridge, ok? Quindi magari in lui potremmo vedere qualcosa di Indiana Jones, ma in realtà no. Il libro non ha quell'ironia, non ha quell'assurdità, non ha quella vibe di Indiana Jones, però comunque la trama è interessante, è abbastanza intrigata da catturare l'attenzione ed è disponibile in italiano, naturalmente in questa lista come sempre cerco di darvi dei libri disponibili in italiano e questo non è poco perché è stato pubblicato diversi anni fa e dopo di Will Adams mi sa che non è più stato pubblicato nient'altro. Quindi se riuscite a trovare questo libro nell'usato, prendetelo subito perché è diventato molto raro in italiano e secondo me vale la pena leggerlo. Poi vi cito Le sei pietre sacre di Matthew Reilly, invece di questo autore si trova qualcosina di più in italiano, ha fatto anche lui varie saghe e vari romanzi di avventura, io ho scelto di citare in questa lista Le sei pietre sacre, ma in realtà avrei potuto anche citare molti altri romanzi della saga di Jack West. Questa saga di Jack West appunto vede un protagonista che sa tutto lui, è bravissimo in tutto, riesce a risolvere tutto. E questo suo essere così quasi perfetto a me principalmente toglie un po' di fascino, però comunque i libri sono interessanti, i misteri sono interessanti, qua magari diciamo che lui salva il mondo un giorno sì, un giorno no, il soprannaturale tende un po' a prevalere, ma se vi piacciono le trame e le avventure particolarmente ricche di adrenalina e di luoghi molto importanti e di missioni estremamente importanti che salveranno il mondo, quindi delle trame abbastanza estreme, sicuramente qui le troverete. Tipo, cioè, più che il vibe di Indiana Jones, qui abbiamo il vibe di Mission Impossible, ecco, più o meno, per rendervi l'idea, però con un punto di archeologia dentro. Poi vi cito anche un autore italiano che è Marco Buticchi, io di lui ho letto Le pietre della luna, però qui vi cito forse il suo libro più famoso che è La nave d'oro, che è dedicato alla figura di Nerone. Anche qui Buticchi scrive dei romanzi dove i protagonisti sono
più di uno, quindi abbiamo più punti di vista, la trama è molto corale e inoltre la trama gioca con un punto di vista nel presente e un punto di vista nel passato, quindi abbiamo una storia che si dipana nel passato a confronto con una storia che si dipana nel presente. Quindi per me, che non amo i punti di vista multipli, non amo le trame corali e non amo i flashback troppo estesi, vi lascio immaginare quanto mi sia piaciuto questo libro, ecco, non molto, non è nel mio gusto, ma ad alcune persone piacciono, e sicuramente Buticchi scrive dei bei romanzi di avventura dove la parte archeologica misteriosa è molto ben strutturata, e ad alcuni magari vedere intrecciata la trama storica con la trama presente sicuramente potrà piacere. Poi passiamo ai pesi da 90, cioè proprio i re del genere d'avventura, che sono James Rollins, di cui qui cito praticamente il romanzo secondo me più famoso che ha mai scritto, che è Amazzonia, ok? E Clive Cussler, che quando lavoravo in biblioteca, vi giuro, cioè è richiestissimo, cioè non facevano in tempo a tornarci i libri di Clive Cussler, che andavano fuori di nuovo. Gli uomini dai 50 in poi lo adorano, e forse il suo libro più famoso in questo caso è Atlantide, ma all'interno del genere avventura quasi tutti gli autori hanno scritto qualcosa sull'Amazzonia e qualcosa su Atlantide. Cioè, i titoli su Atlantide e sul mistero di Atlantide veramente si sprecano, cioè, avrei potuto citarne almeno 20 senza neanche fare delle ricerche approfonditissime. Io mi limito a citarvi appunto Amazzonia di James Rollins e Atlantide di Clive Cussler, ma avrei potuto citare qualsiasi romanzo di questi due autori veramente famosissimi a livello mondiale, amatissimi da milioni di lettori. Non sono fra i miei preferiti, forse fra i due preferisco leggermente Rollins, se proprio devo scegliere. Quando ho letto un libro di Clive Cussler, perché volevo capire perché fosse così amato, mi giuro, ho faticato a finirlo. Perché sa molto, allora, anche se parla di misteri, mi ha ricordato molto dei libri sui militari, su avventure militari, cioè ha molto quell'impronta dal mio punto di vista, anche se non parla sempre di militari, capito? E anche se molte volte appunto abbiamo anche qui la trama che si dipana con vari punti di vista, la trama che è un po' nel passato e un po' nel presente, che è un linguaggio molto 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 asciutto, molto molto telegrafico, bisogna che piaccia come stile. Mentre James Rollins, da un punto di vista del linguaggio e della scrittura, secondo me è un tantino meglio, c'è cioè un pochino più narrativo per me. E anche le trame sono un pochino più, secondo me, ben sviluppate, o almeno ha uno stile che io preferisco, se proprio devo scegliere. Però anche qui il protagonista è un superuomo, ex agente delle forze speciali, quindi non c'è nulla che non sappia fare, è infallibile. Questi sono libri e autori e personaggi che si prendono veramente sul serio, quindi non hanno quel vibe scanzonato di Indiana Jones. Non c'è niente da fare, però se amate i romanzi d'avventura, sicuramente James Rollins e Clive Cussler sono due pesi massimi che non potete non provare nemmeno a leggere nella vostra vita. Almeno un romanzo di questi due autori, secondo me, vale la pena di leggerlo, almeno per scoprire se fanno per voi oppure no. Io ho scoperto che non fanno per me, in particolarmente Clive Cussler, per me, io ci ho messo una pietra sopra, però se il genere vi piace, le trame vi interessano, le troverete qui sotto nell'info box con i link al mio blog, dove lì proprio scriverò anche le sinossi dei libri che cito e almeno un libro per ogni saga di cui parlerò in questo video. Per andare avanti, non potevo non citare in una lista dedicata ai libri simili ai film di Indiana Jones la saga di Amelia Peabody di Elizabeth Peters. A questa saga ho dedicato un video solo per lei, ho dedicato un post sul mio blog solo per lei, è una delle saghe che io amo di più, e sì, diciamo che non è molto simile ai film di Indiana Jones, perché è ambientata in un'altra epoca, un po' prima di quando è ambientato Indiana Jones, ma non nemmeno di tantissimo. Il tipo di protagonista, le trame sono diverse, perché qui siamo fine 800, primi del 900, la protagonista è una donna molto emancipata, particolare, con un carattere estremamente particolare.
volitiva, convinta di sapere sempre quello che è bene per gli altri, anche se nessuno glielo ha chiesto, e molto indipendente per un'epoca in cui le donne non dovevano essere indipendenti, ma pur in questo suo essere così, so tutto io, indipendente, non risulta antipatica, cosa rarissima. E le trame sono gialle, sono prettamente gialle. Ogni libro è un omicidio o un mistero comunque giallo che compete un omicidio da risolvere da parte della protagonista. Quindi probabilmente, se volessimo essere oggettivi, è più simile a Agatha Christie per quanto riguarda le trame dei libri, però il fatto che lei sia un amante dell'archeologia e sia sempre in mezzo a degli scavi archeologici l'avvicina anche a Indiana Jones in un certo senso e ha la vibe di Indiana Jones perché questi libri, questa protagonista è piena di difetti, fa delle cose per cui tu a volte la vorresti odiare ma non riesci ad odiarla perché nei suoi difetti, nel suo essere estrema, dopo fa delle cose che ti dicono che in realtà ha un cuore d'oro, è buona e le fa a fin di bene, poi ha un vero amore per l'archeologia che spinge tutto il resto. È un personaggio sincero e tu non puoi fare a meno di amarlo, così come è sincero Indiana Jones con tutte le sue idiosincrasie, i suoi sbagli, i suoi errori, le sue imperfezioni, su essere sia un professore che un archeologo che un cacciatore di tesori. Sono tutte queste sfumature, queste sfaccettature che rendono questi personaggi a 360 gradi e li fanno piacere al lettore o allo spettatore. E in questi libri c'è anche l'ironia, l'assurdità che c'è nei film di Indiana Jones. Veramente io qui, più che in tutti gli altri libri che vi ho citato prima, trovo la vibe di Indiana Jones, assolutamente. Unita però a una vibe molto forte ad Agatha Christie, quindi bisogna che vi piacciono i gialli, perché questi non sono romanzi d'avventura, ma sono gialli e la differenza con i film di Indiana Jones, quindi riguardo le trame, c'è e si sente. Poi arrivo al punto saliente di tutta la lista. Forse non sapete che esistono dei romanzi canonici originali, ufficiali di Indiana Jones, scritti da Rob McGregor, ok? E ne sono stati scritti molti, c'è anche tutta una serie di romanzi sul giovane Indiana Jones. Però non tutti sono stati pubblicati in Italia. Di questi romanzi, 5 non fanno altro che riprendere e romanzare le sceneggiature dei film che, ricordo, sono state scritte da, i primi tre intendo, film di Indiana Jones, sono state scritte da George Lucas e Steven Spielberg, cioè non i primi che passavano per la strada, giusto per intenderci. E questi 5 romanzi, appunto, sono sono le sceneggiature romanzate. E si intitolano quindi I Predatori dell'Arca Perduta, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Indiana Jones e l'Ultima Crociata. Poi c'è Indiana Jones, che è un volume che raccoglie i primi tre titoli che ho appena citato, e poi c'è Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che è stato scritto addirittura da James Rollins. Anche lì hanno detto, senti James, tu che sei solo uno degli scrittori più famosi del genere letterario d'avventura al mondo, ti va di scrivere il quarto, di romanzare la quarta sceneggiatura del quarto film di Indiana Jones, e ho detto sì, perché no? Giusto così. Poi ci sono altri tre libri disponibili in italiano che sono originali, sono trame originali che non sono mai diventate dei film e si intitolano Indiana Jones Pericolo Delfi, Indiana Jones La Danza dei Giganti, Indiana Jones e i Sette Veli. Ed è interessante vedere come queste tre trame non corrispondono a nemmeno la trama dei due videogiochi di Indiana Jones che sono stati fatti negli anni. Secondo me sono due, se non mi ricordo male. Uno era su Atlantide e la trama era anche abbastanza interessante e l'altro non mi ricordo, scusate. Per concludere questa lista, inoltre, voglio aggiungere due onorevoli menzioni di due classici della letteratura d'avventura che sì, non hanno il vibe di Indiana Jones, dei film di Indiana Jones esattamente, perché le loro trame sono molto diverse, sono più fantastiche, ma nei personaggi e nell'atmosfera, nel fascino comunque della scoperta, un po' di vibe di Indiana Jones ce l'hanno.
e sono Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle e Il viaggio al centro della Terra di Jules Verne. Secondo me questi due romanzi, questi due classici, un po' di vibe di Indiana Jones le hanno, anche se dopo sono totalmente diversi e si distaccano del tutto. Qua non parliamo di archeologia, parliamo di riscoperte geologiche per quanto riguarda il viaggio al centro della Terra, poi raggiungiamo delle vette fantastiche, mica da ridere, ma anche nel mondo perduto i protagonisti riscoprono una terra che è rimasta al centro dell'Amazzonia ancora come nell'epoca preistorica, quindi anche questo è molto interessante. E da entrambi questi classici della letteratura comunque sono stati anche tratti più film durante gli anni. Quindi se volete dare un occhio anche ai film tratti da questi due classici, secondo me, se avete amato Indiana Jones, amerete anche questi film. Qui si chiude la mia lista di libri simili ai film di Indiana Jones. Spero che vi sia piaciuta. Se è così, cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video. E come sempre vi auguro buona lettura.